parte subito lo spettacolo della Serie C2 2014-2015 al Parco Taglia. C'è subito uno scontro diretto. Atletico Cardito e Real Futsal Casora l'anno scorso hanno dominato in lungo e largo il campionato di Serie D con entrambe le squadre che poi hanno staccato il pass per il secondo campionato regionale. Squadre profondamente cambiate rispetto alla passata stagione. Padroni di casa con la maglia gialla e gli ospiti con la maglia verde, con Cozzone, uno dei nuovi acquisti provenienti dal futsal pomigliano, subito pericoloso in questa incursione, ma il suo sinistro va al lato. Arriva subito invece l'1-0 per l'Atletico Cardito, punizione di Mario Palillo, Torre si fa sorprendere sul suo palo per l'1-0 per i padroni di casa, ma non si fa attendere la risposta degli ospiti con Marchese con uno splendido assist, serve Marabolo che beffa Fuschino in uscita. 1-1 al 15° minuto, le squadre iniziano ad alzare il ritmo con il Real Futsal Casora che sfiora l'1-2 su questo schema d'angolo e bravo Fuschino a dire no a Marchese. Cozzone serve De Rosa, bravissimo Torre sul suo palo a dire di no, arriva il 2-1 dell'Atletico Cardito, assist di Cozzone, la tocca il capitano dell'Atletico Cardito Bernardo per il 2-1. C'è subito l'occasione per l'Atletico Cardito di andare sul 3-1, ma Milano a porta vuota, servito perfettamente da Paolillo, fallisce la più ghiotta delle occasioni. Arriva anche un'occasione incredibile per uno degli acquisti della Futsal Casora in prota che ne mette a lato da due passi, arriva anche questo tiro di Paolillo e finisce qui il primo tempo. Andiamo con gli highlights ad analizzare la ripresa. Arriva subito il 3-1 dell'Atletico Cardito al minuto 37 con questa incursione di Milano, cross in mezzo per Cozzone che non perdona Torre, e il 3-1 per l'Atletico Cardito. Subito arriva la reazione del Real Futsal Casora che sfiora il 3-2 con Ciro Cangiano e bravo Fuschino in uscita. Arriva anche il 4-1 in questa azione personale di uno scatenato Guido Cozzone, doppietta per lui all'esordio dopo il campionato con il futsal pomigliano. Marchese sfiora il 4-2 con questo schema da punizione, il 4-2 arriva al minuto 45 in questa azione, Marchese tira in porta, potrebbe esserci una diversione di Uva, l'arbitro assegna il gol al numero 6 del Real Futsal Casora. Questo è il motivo perché abbiamo messo Uva nella nostra personale classifica marcatori. Ancora Uva che salta De Rosa e la mette fuori di poco sfiorando il 4-3, c'è questo 1-2, Paolillo Antonucci con il numero 7 giallo-nero che non riesce a metterla dentro con questo tiro di Marabolo che sfiora il 4-3. Finisce la gara, l'Atletico Cardito si aggiudica la prima giornata e i primi 3 punti di questo campionato. La settimana prossima i carditesi andranno a far visita al VIP Glade, mentre il Real Futsal Casora cercherà il riscatto in casa in un match contro la Virtus Ischia che a sua volta ha battuto il Real San Giuseppe per 4-2. Buonasera, siamo in compagnia di mister Di Micco, buona la prima, risultato finale 4-2, primi 3 punti conquistati, impressione su questo match? È stata un'ottima gara, al primo tempo che abbiamo dominato, al secondo tempo è uscito un po' fuori il Casora, ma tutto sommato meritavamo questa vittoria. Siete stati sempre in vantaggio, il primo tempo risultato 2-1, secondo tempo anche 2-1, quindi è una vittoria legittimata sul campo. Sì, sicuramente, abbiamo fatto un'ottima gara, i ragazzi hanno preso subito bene la partita, sì, abbiamo dominato sia il primo tempo che il secondo tempo. Mister, buonasera, siamo qui con il mister Amazzini. Mister, la prima purtroppo non è andata bene, risultato finale 4-2 per il Cardito. Sì, è stata una partita molto combattuta, nonostante il risultato aperta fino alla fine, perché abbiamo avuto proprio nel finale 2-3 occasioni per poterla quantomeno riaprire e giocarci tutto qua nei minuti finali. Abbiamo iniziato abbastanza bene, nonostante il gol dell'1-0, loro siamo subito rimessi in partita con una bella giocata. E poi siamo stati un po' ingenui, abbiamo commesso un po' di ingenuità difensive che hanno portato anche al gol del 2-1. Siamo completamente perso l'uomo. E quando potevamo a fine primo tempo di battarla, diciamo, sono stati poco incisivi sotto porta. Nel secondo tempo loro hanno fatto molto meglio nei primi 10 minuti, sono venuti fuori 4-1, poi dopo non siamo riusciti, come dicevo, a rientrare appieno in gara. Il tabellino della partita porta 5 ammoniti, quindi è stata una gara molto nervosa, 3 ammoniti per gli ospiti e 2 per voi. C'è da lavorare sotto questo aspetto? Beh, io posso lavorare per i miei due, ma penso che comunque 5 ammonizioni nell'ambito di una gara sostanzialmente sentita come può essere la prima di campionato ci siano tutti, soprattutto se poi non sono arrivati per
come conseguenza di un provvedimento disciplinare per un intervento molto, molto falloso. Diciamo, erano falli di gioco, c'erano, e laddove c'è un minimo di ostruzione l'arbitro magari ha ritenuto opportuno ammonire, però nulla di grave da questo punto.